Allora, dopo aver scoperto la funzione del DNA e il fatto che lo stesso DNA vada a comporre il carattere ereditario, molti scienziati decisero di concentrarsi fondamentalmente sulla struttura del DNA. Innanzitutto, lo scienziato Rosalind Franklin riuscì attraverso l'utilizzo della cristallografia a raggi X ad identificare la struttura del DNA, la struttura tridimensionale. Infatti, poté comprendere che il DNA ha una struttura ad elica di questo genere. Inoltre, successivamente, si venne a comprendere anche la struttura chimica del DNA. Infatti il DNA, che è appunto composto da due filamenti rispetto all'RNA che ne possiede uno, è composto da un gruppo funzionale fosfato e da uno zucchero pentoso, che è il desossiribosio. Ed inoltre, di fondamentale importanza, sono le basi azotate. Nel DNA sono presenti quattro basi azotate: l'adenina, la timina, la citosina e la guanina. Queste legano sempre nello stesso modo, nel senso che, come già affermato lo scienziato Calcraft, la timina lega sempre con l'adenina e la guanina lega sempre con la citosina. Inoltre, per quanto riguarda la timina e l'adenina, si vengono a formare due legami idrogeno, mentre per quanto riguarda la guanina e la citosina, se ne vengono a formare tre. Inoltre, sempre riguardanti la struttura, gli scienziati Watson e Crick riuscirono a creare una prima rappresentazione, diciamo, tridimensionale del DNA. Questa rappresentazione, appunto, può essere schematizzata linearmente in questo modo. Ed inoltre hanno potuto, diciamo, osservare delle caratteristiche fondamentali del DNA. Innanzitutto, i due filamenti sono antiparalleli. Ciò significa che uno è orientato nel verso 5, mentre l'altro è orientato nel verso 3. Inoltre, un altro fattore riguarda proprio la complementarietà delle basi già studiate da Calcraft. Ed infine, l'ultimo fattore riguarda proprio la struttura adelica, in quanto l'avvolgimento è destro giro e il diametro del DNA rimane tale di 2 nanometri, quindi rimane costante.